pensare di fare una riflessione su un piano di intervento su molte delle strade cittadine che versano in condizioni sicuramente non favorevoli dal punto di vista non solo dell'asfalto, e questo lo dico per quanto riguarda il percorso ciclabile, anche perché come la nostra città le biciclette dovrebbero, quando non ci sono le piste ciclabili, percorrere le vie normali, essendo dei veicoli, allora non sulla carreggiata, perché c'è il codice della strada. Se esistono delle piste appositamente disegnate, allora in questo caso si può utilizzare. Ma il problema vero è che abbiamo una situazione, queste strade che quindi porta una serie di situazioni anche di asfalto sconnesso, situazioni varie, perché so che sapete già benissimo, parlavo di Chiara, sto parlando per esempio, sto parlando di strade interne dei nostri quartieri che sono lasciate lì ormai da parecchio tempo, e quindi tutte queste strade che abbiamo percorso normalmente, da bambini, da gente che fa in bicicletta, che utilizza e parlo dei quartieri principalmente rispetto al centro cittadino, queste strade avrebbero bisogno almeno di vedere asfalto, di vedere sistemazione, sistemazione anche generale. Un altro luogo che ha bisogno per esempio di un intervento anche abbastanza recente è Piazza della Motta, perché da quando è stata tolta la fontana non è stata più ripavimentata, sicuramente si aspetta prima o poi un progetto di ripavimentazione di Piazza della Motta, ma il problema è che oggi Piazza della Motta è completamente lasciata in sesto così come lo è stato in questi ultimi periodi. Allora voglio dire, esistono sicuramente delle strade dove ci sono fatti gli interventi, sarebbe bene avere un piano di intervento sulle strade cittadine, ovvio non si può fare tutto, non si può fare tutto subito, però almeno avere una mappatura per quella che è la situazione generale delle nostre strade, fare un piano di intervento che può essere distribuito negli anni, ovviamente perché l'amministrazione non fa tutto in un anno e quindi stabilire le risorse di anno in anno, ma almeno sapere che queste strade fanno parte della lezione, sono una parte, hanno questo tipo di intervento programmato anche a livello di intervento del Senato, sarebbe sicuramente interessante, perché ripeto, l'esempio portato di aver fatto da parte del, cioè potremmo dirsi dal collega Rizzato, sicuramente è un esempio, ma si potrebbe fare una mozione per parecchie strade, per non parlare poi della parte nord della città e parte della zona della comunità, dove anche lì c'è già una serie di interventi. Fermo restando che questi tipi di interventi, ripeto, al di là dei luoghi che sono più frequentati, dove la frequenza è minore, minore anche poi l'intervento e la programmazione. Quindi un intervento lo ribadisco, mappatura di tipo di interventi della società, piani di intervento negli anni, ma almeno sapere che esiste una mappa e sapere anche che esiste una funzione, ma che viene sviluppata nei vari anni.